Ci siamo con una bella notte tutta fanese, d'altronde la notte rosa nella strategia, chiaramente è un format che viene da Rimini, molto famoso, ha questa ricchezza che ogni territorio mette le sue peculiarità, non bisogna scimmiottare gli eventi degli altri. Fano si presenta con la notte della risata, San Costanzo Show sarà l'evento clou dell'anfiteatro Rastad, e ci saranno anche altre cose, per esempio facciamo un concerto col pianista Mariani all'alba a Fosso Seiore, quindi che unisce sia la città di Pesaro che di Fano, e quindi bisognerà tirare tardi fino alle 5 di mattina. Io consiglio una biciclettata per quelli più forti, perché sarà molto suggestivo all'alba il pianista esperto in concerti nella natura. Poi ci sarà anche a Torrette un'ospitalità per bambini, quindi con il comitato di Torrette Promotion si sono preoccupati di organizzare un'offerta che magari da altre parti non c'è per le famiglie. Al Lido ci saranno i fuochi pirotecnici alle 24, ora X che scatta su tutta la costa, quindi dal moletto dell'Arzilla partiranno i fuochi pirotecnici, e poi ci sarà ovviamente un'organizzazione di un evento musicale nel palco centrale del Lido, quindi anche il Lido la sua proposta insieme a quello che faranno gli altri esercenti. Nel centro storico ci sarà la Rossini, l'orchestra Rossini alla nuova Corte Sant'Arcangelo, che farà un concerto dedicato di fatto all'opera, ma soprattutto alle interpretazioni femminili dei brani dell'opera. Al Pincio ci sarà Republic con i suoi quattro concerti, quattro gruppi molto importanti del mondo giovanile. In piazza ci saranno i Camaleonti col Comitato Centro, più tante altre iniziative che gli esercenti metteranno in campo, dagli aperitivi rosa e da quello che vari ristoratori stanno facendo. Insomma, questo è un po' l'offerta di Fano.